Domini. In occasione di queste feste pasquali saranno 9 milioni gli italiani che si dedicheranno qualche giorno di vacanza. A Pasqua gli italiani sognano e partono in grande. Nella classifica delle 10 mete più cliccate entrano città come New York e Las Vegas, ma al secondo posto tra le mete più prenotate compare una destinazione tutta italiana. Roma è tra le preferite per Pasqua, così anche altre città d'arte che si confermano molto gettonate, seguite dalle località di mare. Si calcola che siano più di 9 milioni gli italiani che si sposteranno da casa, magari anche solo per un giorno. La FIPE, che riunisce i ristoratori, prevede un calo rispetto al 2014 del numero degli italiani che andranno al ristorante, anche dell'11%, per un totale di 3,6 milioni di clienti. E poi la Pasqua diventa sempre più last minute. In molti prenotano proprio sul filo di lana, forse per l'imprevedibilità del meteo o forse per il desiderio di partire senza perdersi in troppi preparativi. Gli italiani rimarranno prevalentemente in Italia, chi ha deciso di andare all'estero non si sposterà di molto, essendo le destinazioni europee, Francia, Spagna, Germania, Regno Unito in primis, quelle più gettonate. Chi andrà più lontano ha scelto prevalentemente gli Stati Uniti. Una bella sorpresa la troveranno gli amanti dello sci. Sulle Dolomiti gli impianti resteranno quasi tutti aperti fino al 19 aprile, a Cortina addirittura si potrà sciare fino al 3 maggio. E per Pasqua anche grandi